Allora, rieccoci qui, facciamo una prova di ricorsione. Allora, main, public main, commenti, ok. Allora, cosa si può fare con la ricorsione? Allora, dovremmo aver già visto, se non sbaglio, in aula, l'expand, l'avevamo visto, quello in cui io partivo da una stringa e generavo tutte le possibili. Cosa possiamo fare? Provare a risolvere il quadrato magico. Il quadrato magico è un semplicissimo problema in cui io devo mettere i numeri da 1 a n in una matrice in modo tale che la somma delle righe, la somma delle colonne sia uguale. Quindi, in che modo si può risolvere il quadrato magico? Allora, o con un po' di intuizione e fantasia, o nel modo brutale. Io provo tutti i possibili quadrati e controllo se sono magici oppure no, molto semplicemente. Allora, per provare tutti i possibili quadrati, che cos'è provare un quadrato? Di fatto è una permutazione. Provare tutte le possibili permutazioni. Quindi una soluzione è una permutazione. E molto molto spesso negli algoritmi ricorsivi noi ci troviamo a dover generare tutte le possibili permutazioni. L'avevamo fatto, mi sembra che l'avessimo fatto quest'anno con gli anagrammi. Abbiamo visto gli anagrammi? Perfetto, l'avevamo fatto con gli anagrammi e quindi anagrammi o quadrato magico è esattamente la stessa cosa. Il bello della ricorsione è che fondamentalmente esistono uno, due, tre forse, ma non di più. Problemi tipici e poi tutto quello che viene costruito sopra è fuffa, è un qualcosa per cercare di far finta che il problema sia diverso. Ho passato anni a fare temi d'esame per il corso di algoritmi e programmazione avanzata ed era praticamente a ogni tema d'esame lo stesso problema. Bisognava sempre scrivere lo stesso identico algoritmo e una volta era un omino dentro un castello che doveva arrivare in fondo e prendere i soldi, una volta erano dei cammelli di una razza particolare che dovevano bisogno delle sacche bilanciate. Veramente uno gratta il fondo del barile cercando di inventare una storia, ma alla fine l'algoritmo è sempre lo stesso. E in questo caso abbiamo una permutazione. Allora, come si fa a fare una permutazione? Io devo vedere il mio problema come la costruzione di una soluzione, in modo da poter usare il backtracking, ovvero sia quando sbaglio torno indietro e ne provo un'altra. La costruzione di una permutazione è quello che abbiamo già visto. Io posso immaginarmi un catino con dentro i miei oggetti. Nel passo generico prendo uno degli oggetti del catino e lo metto nella sequenza che sto costruendo. Quindi il singolo passo vuol dire prendi un oggetto dal catino e mettilo nella sequenza che sto costruendo. Il backtracking sarà prendi l'ultimo oggetto della sequenza e rimettilo nel catino. Tutto qui. Quindi quello che ci serve. Allora, ci servirà visto che sono dei numeri, a questo punto tanto vale avere un array di booleani per sapere se il numero se lo sto usando oppure no. Quindi facciamo le cose pulite. Allora, main.
E poi. Allora, avrò bisogno quindi di un array di booleani. List, scusate. Perché me li mette qua sopra? Ok, allora, quindi creo il mio va bene. A questo punto devo inizializzarlo a non ne ho ancora usato nessuno, quindi lo inizializzo a tutti quanti false. Quanti sono innanzitutto? Il mio vettore che mi dice se i numeri li ho usati oppure no. A questo punto, prima di lanciare la mia procedura CUTS, cosa devo fare? Vabbè, avrò bisogno di una soluzione che mi dice qual è la. Allora, questa è la mia soluzione. Allora, iniziamo col dire che ma visto che, ma in realtà posso non inizializzare nulla. Allora, qui cosa devo fare? La tipica procedura ricorsiva. La tipica procedura ricorsiva deve avere come prima cosa il controllare se è finita. Quindi. Facciamo un metodo. For
Allora, questo potrebbe essere, io scorro tutto il mio vettore di usati, se trovo uno che non è stato usato, dico e restituisco che non ho finito. Se invece non ne trovo nessuno che non è usato, quindi sono tutti usati, tutti quanti sono true, arrivato alla fine ritorno true perché effettivamente ho finito. Ho visionato tutto quanto il programma, ovvero sia, non ho visionato tutto quanto il programma, finito vuol dire che sono arrivato a costruire una soluzione. Potrebbe non essere l'ultima soluzione, magari è semplicemente una delle tante soluzioni, ma l'idea della procedura ricorsiva con backtracking è quella di un passettino alla volta io faccio un passo nella costruzione della soluzione. Quando ho finito i passi ho una soluzione, a quel momento lì la valuto. Quando io valuto la soluzione e poi cosa faccio? Backtracking, le n volte che dovrò fare backtracking, una o più, e poi continuo a costruire altre soluzioni. Quindi è come immaginarlo a vista, è abbastanza semplice. Io costruisco la mia sequenza di numeri mettendo uno dopo l'altro le mie tesserine. Quando sono arrivato alla sedicesima, a quel punto le ho usate tutte e posso valutare quello che c'è. Prendo l'ultima e la rimetto nel secchio. Che cosa posso fare? Riprenderla e rimetterla lì? No, perché in realtà è quello che ho appena fatto, quindi finirò di nuovo, prenderò la penultima e la metterò nel secchio. A quel momento in realtà posso fare una cosa, perché se la prima soluzione è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, poi tolgo il 16, tolgo il 15, a quel punto che mossa posso fare? Posso mettere il 16 e poi posso mettere il 15, quindi avrò 1, 2, 3, 4, bla bla bla, 14, 16, 15. E di nuovo a quel punto ho finito, quindi posso valutare. Backtrack, backtrack, posso fare qualcosa? No, backtrack e vado avanti così. Però questa qui è semplicemente una... non la chiamiamo end, ma chiamiamola complete. Che mi dice se la soluzione è completa. Quindi se in questo momento nella variabile solution io ho un qualcosa che è completo. E quindi può essere valutata come soluzione. Io uso la ricorsione per costruire in modo... in modo sistematico tutte le possibili soluzioni. Quindi faccio passetto, 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 a un certo punto non posso più fare un passetto e quindi quello che mi trovo è una soluzione. E questo test qui unicamente controlla che io abbia fatto tutti, quindi io non ho nessun passo, non posso fare nessun passo. Sono arrivato alla fine. Alla fine del percorso io devo valutarlo. E poi è la procedura ricorsiva, è da un'altra parte che si preoccuperà di tornare indietro e provare un'altra strada. Quindi, run, se completo, allora, stampiamola. Quindi se ho finito, semplicemente la stampo. E qui in realtà ancora dovrò fare qualcosa. Se sono qui, invece, devo andare avanti. Allora, se devo andare avanti, cosa faccio? Devo fare un for su tutti i possibili passi. Tutti i possibili passi in quel momento, niente di più comune di avere un for su tutti i passi teoricamente fattibili e poi un if. Quindi for int p uguale 0, p minore di dim per dim, più più p,
if used, come si chiama? Used get b, se non è usato, allora se non è usato, allora cosa faccio? Provo a... Qui le cose da fare sono sempre le stesse. La procedura ricorsiva è sempre la stessa, fidatevi, è una. Non ci si mette molto di più. Allora, aggiungo questo passo alla mia soluzione. Quindi, solution.add b. Perfetto. Me lo marco... usato, quindi used.put set p true, quindi me lo segno usato, perché sopra lo inizializzavo con false, sì, giusto. Quindi, facciamolo rovesciato. Lo segno usato, solution, e a questo punto chiamo la procedura ricorsiva. Run, e poi smonto. Quindi, questo è falso. E a questo punto ho una cosa per togliere l'ultimo elemento da una lista, che è sempre incasinato da fare, però noi possiamo, invece di prendere una lista, prendiamo una linked list. A questo punto qui deve essere linked list, ok. Allora, e la linked list ha dei bellissimi metodi per rimuovere get last, che non mi ricordo se okay. Remove last. Add last e remove last. Quindi togliamo dal fondo e rimuoviamo dal fondo. Vabbè, add o add last era lo stesso, però mi sembra più visibile, più vedibile in questo modo. Questo non c'entra. E boh, direi che fondamentalmente è questo. Vediamo un po' se funziona. Ovviamente no. Perché forse questo... Ecco qui. E vedete che lui sta generando tutte le possibili permutazioni, cambiando all'inizio, cambiando le ultime mosse, poi andando indietro e cambiando le mosse prima e andando avanti così. Questa è una procedura che ha una complessità fattoriale e semplicemente mi genera tutte le possibili permutazioni di 16 numeri, che iniziano a essere un po' tante.
Per cui il bello di questi algoritmi, da un lato che sono veloci da scrivere, dall'altro che sono incredibilmente lenti a eseguire. Allora, tutto quello che io devo fare, ed è veramente un esercizio da fondamenti 1, non so se si faccia fondamenti 1 in Java, qui, dove c'è scritto to do, è prendere questi numeri, metterli in una matrice, dim per dim, e andarmi a controllare se la soluzione, se questa matrice è una matrice, se questo quadrato è un quadrato magico. Quindi andare a sommare le righe e sommare la colonna. Sommare le righe e sommare le colonne. Quale deve essere la costante del quadrato magico? Non lo so, non mi interessa saperlo, non voglio saperlo. Io vado a vedere quant'è la somma della prima riga e quella per me è la costante. E la mia condizione è tutte le righe e tutte le colonne devono essere sommate a quel valore lì. Funziona? È un quadrato magico. Non funziona? Non lo è. Fine. Ed è veramente una manciata di righe qui e la tremenda procedura ricorsiva è questa. L'abbiamo scritta in 10 minuti. Quindi, se all'esame mi capita la ricorsione, voi con 10 minuti riuscite a prendere un voto altissimo. Il problema è, diciamo, in qualche modo forzarsi a vederle in modo ricorsivo. E questo è totalmente innaturale. Finché uno non riesce in qualche modo a fare una specie di click, non riesce a vederla la ricorsione. È un qualcosa che non riesce a capire. Però una volta fatto questo, è veramente, si scrive in fretta. Poi ci mette tanto tempo a eseguire, però per il tempo di scrittura è trascurabile. Detto questo, vi risaluto, risaluto, riauguro in bocca al lupo per l'esame e, Fulvio permettendo, non ci vediamo più.